Avrete notato, ho fissato il comodo termometro a gabbietta con un sistema tecnologicamente avanzato. Lo spago. Quando la temperatura calava, accendevo la fiamma e mescolavo. Se si utilizza uno spargifiamma, è importante capire quando è il momento giusto per spegnere il fuoco, in quanto lo spargifiamma, riscaldandosi, trasferisce lentamente il calore alla pentola. La temperatura quindi potrebbe salire più del dovuto a distanza di qualche minuto, pur col fuoco spento. A causa di questo fattore di inerzia termica, ho avuto non poche sorprese, ritrovandomi qualche volta tragicamente con temperature ben più alte del previsto. Anche perché quando la temperatura sale troppo, come si fa a farla scendere? Si butta acqua fredda nel mosto? No, soluzione poco elegante. Si costruisce una ghiacciaia temporanea attorno alla pentola? Laborioso e antiestetico. Prevenire è meglio che raffreddare, quindi conviene quanto prima collaudare questo delicato aspetto della birrificazione. Ma per quanto tempo bisogna far perdurare lo stato termico dei grani in acqua a 68 gradi centigradi? Beh, dipende dall'esito del test della tintura di iodio, che ci consente di scoprire se l'amido è stato smantellato o meno. Ho eseguito il primo test dopo 30 minuti dalla solenne immersione dei grani in acqua. Sapevo che era prematuro, ma è utile comprendere come reagisce la tintura di iodio agli amidi e agli zuccheri per discernerne le differenze. Ho prelevato un campione dalla pentola e l'ho adagiato in un piatto candido. Ho versato sul campione qualche goccia di tintura di iodio, che inizialmente si presentava di un colore rosso rubino. Dopo poco, mescolandosi al protomosto, è divenuto blu-nero. Ciò vuol dire che la tintura ha reagito all'amido e ciò è un evidente segno che la conversione dell'amido in zuccheri semplici non è ancora avvenuta o comunque non è avvenuta del tutto. Quindi bisogna attendere ancora cercando di mantenere costanti i fatidici 68 gradi centigradi. Ho ripetuto il test più volte, progressivamente il colore è transitato dal blu al rosso rubino, finché dopo un'ora totale dall'inizio del mesh il colore della tintura a contatto con il campione non è più mutato. Ciò a significare che nessuna traccia, o quasi, di amido era più presente e la tintura di iodio è rimasta con le mani in mano, per così dire, perpetuando il suo colore rosso rubino. Giusto per non lasciare nulla al caso, vi avverto, il campione prelevato e impregnato nella tintura di iodio, dopo il test va gettato e non reimmesso nella pentola. Nell'insicurezza dettata dall'inesperienza, prima di passare al mesh out, ho deciso di attendere altri 10 minuti per sincerarmi dell'avvenuta conversione. Quindi, in totale, lo step di ammostamento è durato poco più di un'ora. Nel frattempo, nella pentola di bollitura, impropriamente utilizzata, avevo già messo a scaldare sul piano cottura della cucina l'acqua di spaghetto che doveva raggiungere gli 80 gradi centigradi. Ma quanta acqua utilizzare per lo spaghetto? Bisogna valutare alcuni fattori. Volume di birra da realizzare, evaporazione e bollitura, quantità grani utilizzati, spazio morto al di sotto del rubinetto della pentola di mesh di bollitura. In base a questi dati, il software di homebrewing ci può fornire una stima dell'acqua di sparge necessaria per la nostra ricetta. Ebbene, per la prima cotta ho utilizzato circa 21 litri d'acqua, per la seconda 23,5. Ma col tempo mi sono reso conto che in base alla mia metodologia brassicola vale la pena approssimare per eccesso le stime forniteci dal software, in quanto è sempre meglio avere a disposizione più acqua piuttosto che rimanere senza. Anche perché per le cotte successive ho voluto dare priorità non tanto al volume finale da ottenere, bensì alla densità corretta. Alla fine dello step di ammostamento a 68 gradi centigradi ho riacceso la fiamma per raggiungere i 78 gradi centigradi del mesh out. Ho poi cercato di mantenere questa temperatura per 10 minuti o poco più. In questa fase, in pratica, si opera un enzimicidio, bloccando l'attività enzimatica che altrimenti potrebbe continuare indisturbata. Concluso il mesh out, ho lasciato riposare il tutto per 5-10 minuti, in modo che le trebbie andassero a formare sul fondo della pentola un letto compatto. Non tanto al volume da ottenere, bensì, anche perché per le cotte successive ho voluto dare priorità non tanto al volume finale prescelto, anche perché per le cotte successive ho voluto dare priorità, anche perché per le cotte successive ho voluto, anche perché per le cotte, in questa fase,
In questa fase in pratica si opera un enzimicidio.